Buongiorno ragazzi, allora continuiamo con il nostro argomento di biologia riguardante quelle che sono le entità biologiche. Abbiamo visto nello scorso argomento i batteri, questa volta parleremo dei virus. Cosa sono i virus? Allora, i virus non possiamo definirli come organismi viventi veri e propri, ma sono semplicemente delle entità biologiche che sono costituite da un acido nucleico, che può essere DNA o RNA, avvolto da un involucro di tipo proteico che viene chiamato capside. Oltre a questo capside, può essere presente in alcuni virus anche un rivestimento ulteriore di natura lipoproteica che viene chiamato pericapside o envelope. Dicevamo, i virus appunto non sono cellule né organismi viventi perché non sono in grado né di attivare reazioni di tipo metabolico per conto proprio, né tantomeno perché sono in grado di replicarsi in maniera autonoma. Vedremo infatti che i virus hanno sempre bisogno di un organismo ospite, quindi di una cellula in grado di ospitarli per riuscire a riprodurre la propria copia. Vengono definiti perciò parassiti intracellulari obbligati. Rivediamo un attimo e entriamo nel dettaglio riguardo alla struttura dei virus in sé per sé. Allora, dicevamo, l'interno del nostro virus è costituito da quello che viene chiamato il materiale genetico, appunto DNA o RNA. A seconda della tipologia del materiale genetico contenuto all'interno del virus, questo sarà segno di riconoscimento, di distinzione e di classificazione dei virus stessi. Il capside, che nella figura vediamo come delle palline arancioni, diciamo, che assumono questa struttura abbastanza ordinata, è formato appunto, o meglio, può essere formato da un'unica molecola di natura proteica che può essere ripetuta più volte oppure da più proteine. Questa struttura del capside, appunto, è una struttura che è generalmente molto ordinata, di forma si dice icosaedrica, e altro non è che una funzione protettiva nei confronti del materiale genetico stesso. L'envelope, per finire, che nella nostra struttura è quella membrana di natura lipoproteica, appunto di colore verde azzurrino, altro non è che di derivazione, mettiamola in questo modo, molto spesso non propria del virus, ma anzi deriva dall'ospite, dall'ultimo ospite che è stato infettato. All'interno della membrana lipoproteica, che appunto è l'envelope, sono ancorate quelle strutture che in questo caso vediamo simili a dei palloncini rossi, che vengono detti glicoproteine di membrana. Queste glicoproteine di membrana sono caratteristiche delle strutture dei vari virus e ci serviranno semplicemente a riconoscere, o meglio, serviranno al virus a riconoscere semplicemente quali sono le cellule bersaglio su cui andare ad agganciarsi e favoriranno appunto l'ingresso del virus stesso all'interno della cellula bersaglio. Dicevamo prima, appunto, la classificazione dei virus può essere fatta, oltre che sulla base, sulla forma, anzi, del capside, sulla base del materiale genetico contenuto all'interno del capside stesso. Quindi si basa appunto sull'acido nucleico presente. Si parla infatti di virus a DNA e virus a RNA. Quando il materiale genetico contenuto all'interno del capside è il DNA, questo normalmente può essere o presente come molecola lineare a doppia elica, quindi presente come doppio filamento o double strand, come appunto viene indicato in inglese, e il caso di un virus a DNA è appunto l'herpes virus, che è il virus quello dell'herpes labiale, ad esempio, oppure può essere anche una singola molecola di DNA, un singolo filamento perciò, e si parlerà di single strand DNA. Il caso è quello dell'epatnavirus, ovvero il virus dell'epatite. Nel caso in cui invece il virus contenesse come materiale genetico l'RNA, allora anche qui nuovamente la molecola di RNA può essere a doppio filamento, double strand, oppure a singolo filamento. Nel caso in cui sia singolo filamento,
vedremo che troviamo dei virus che replicheranno semplicemente questo singolo filamento di RNA, ma troveremo anche dei retrovirus che invece replicheranno il proprio RNA passando per una fase precedente, quindi tornando al materiale genetico di natura DNA. Tra questi virus a RNA singolo filamento, ricordiamo ad esempio il virus dell'influenza. Tra i retrovirus, quello più famoso e più citato, è il virus appunto dell'HIV. Replicazione virale, abbiamo detto, i nostri organismi non sono in grado, o meglio, le nostre entità biologiche, i nostri virus, appunto, non sono in grado di replicarsi per conto proprio, ma hanno bisogno di appoggiarsi ad una cellula ospite. Come avviene quindi la loro replicazione? Allora, come possiamo vedere anche dal disegno affiancato, il nostro virus, che in questo caso è il virus dell'epatite, entra per endocitosi all'interno della cellula ospite. Quindi le glicoproteine riconosceranno la cellula che vogliono andare ad infettare, la membrana esterna, quindi l'envelope, si fonderà con quella della cellula ospite e libererà all'interno della cellula ospite il capside contenente il materiale genetico. All'interno questo rivestimento proteico verrà disgregato e quindi verrà perso e il materiale genetico andrà all'interno del nucleo, nel caso in cui sia un virus a DNA, per essere replicato. Generalmente il virus quindi come farà a replicare il proprio materiale genetico? Non lo fa lui direttamente, ma si appoggia a quelli che sono i sistemi della cellula ospite che va a infettare. Per cui se il virus, normalmente un virus a DNA, tenderà ad integrare il suo DNA in quello della cellula ospite e aspetterà che la DNA polimerasi della cellula ospite duplicherà l'intero DNA, compreso il proprio, creando la copia, appunto. Se invece si tratta di un virus a RNA, allora gli basterà sfruttare il RNA polimerasi, questa volta della cellula ospite, senza bisogno di entrare nel nucleo. Nel caso in cui, dicevamo invece, si tratti di un retrovirus, quindi virus sempre a RNA, questo che cosa farà? Sfrutterà un suo enzima, un proprio enzima del virus che si chiama appunto trascrittasi inversa. Questo enzima serve al virus stesso per trascrivere un pezzo di DNA corrispondente all'RNA virale che poi andrà ad integrarsi nel DNA della cellula ospite. E verrà quindi replicato col sistema della DNA polimerasi della cellula ospite stessa. Quindi i retrovirus sfruttano prima un proprio enzima, che è quello della trascrittasi inversa, per produrre il DNA, e poi l'enzima DNA polimerasi della cellula ospite per produrre le copie del DNA che servirà alla produzione delle altre componenti virali. All'interno della cellula ospite, appunto, il nostro virus può andare a fare due percorsi diversi e quindi può sviluppare due tipologie di cicli. Il ciclo litico e il ciclo lisogeno sono appunto i due cicli che vengono a generarsi nel momento in cui il DNA del virus entra all'interno della cellula batterica, il materiale genetico, meglio, del virus entra all'interno della cellula batterica. Il ciclo litico normalmente dà origine ad un'infezione di tipo manifesta e immediata perché porta alla distruzione cellulare. Il ciclo lisogeno, dall'altra parte, invece, vedremo, porterà ad un'infezione tardiva perché è come se il DNA, il materiale genetico virale, rimanesse silente e si moltiplicasse grazie alla replicazione cellulare. Andiamo a vederlo in dettaglio. Allora, partiamo dal ciclo lisogeno. Ciclo lisogeno: entra il virus, viene privato dei suoi rivestimenti vari, rilascia il DNA all'interno della cellula. Il DNA viene quindi inglobato e assemblato all'interno del materiale genetico della cellula batterica che non fa nulla se non replicarsi. Quindi ad ogni replicazione cellulare la cellula si dividerà in due cellule figlie
identiche tra loro, che avranno la stessa quantità e lo stesso identico DNA presente in tutte e due le cellule. Questa replicazione avviene in maniera continua, per cui le cellule figlie conterranno anche loro questo DNA virale. Quando il DNA virale comincerà a manifestarsi, allora si genererà quello che è il ciclo litico. Ciclo litico, infatti, prevede che una volta che il DNA è stato immesso all'interno della cellula ospite, la cellula stessa batterica inizia a produrre, oltre alle copie di questo materiale genetico, anche le proteine e tutte le strutture utili all'assemblaggio di nuovi virus. E nel momento in cui questi materiali sono completi, verranno appunto uniti questi nuovi virus assemblati all'interno della cellula, e una volta che la cellula è piena di queste entità biologiche, scoppierà, o meglio, si romperà e darà vita quindi ad una, morirà a questo punto quindi, e darà vita a tutta una serie di strutture di nuovi virus che saranno pronti ad attaccare nuove cellule. Per il momento è tutto, per oggi ci fermiamo. Buon lavoro!